Che tipo di spettacolo sarà? Allora, questa Bayadère è una creazione di Michele Di Stefano, coreografo del panorama contemporaneo internazionale, diciamo una suggestione, un rifacimento dell'atto, del famosissimo atto delle ombre, che è il terzo atto della Bayadère, l'atto in cui Solor immagina la sua Nikita fra 32 fanciulle tutte molto simili, questo nella versione classica. In questa versione contemporanea vivremo una specie di atto di quasi onirico, con delle figure come se fossero delle sorti di non voglio dire fantasmi perché non è la parola giusta, comunque di esseri che diventano quasi ipnotici. E questi 12 danzatori si ripresentano praticamente sulla scena in varie situazioni diverse, rimandando sempre a questo spirito di regno delle ombre, di un sogno onirico, ma totalmente con un linguaggio contemporaneo. Quanto è difficile, ed è stato difficile con il Covid, stare lontani da tutto questo? È stato molto difficile, ma devo dire che in questi 2 anni noi abbiamo continuato a lavorare, tant'è vero che questo spettacolo ha vinto il premio Danza e Danza come migliore produzione dello scorso anno. E abbiamo lavorato in una specie di bolla, i danzatori sono stati fantastici perché abbiamo cercato di rimanere il più possibile protetti da questa pandemia. Sicuramente quella che abbiamo dovuto affrontare con Michele Di Stefano è stata una ricerca per certi versi nuova sul corpo. Il coreografo è stato molto bravo in questo senso, accompagnandoci con diversi laboratori nel corso del mese di montaggio per condurci piano piano a questa, per certi versi, smaterializzazione. Osservare l'altro corpo, prendere spunto dall'altro corpo e coinvolgersi, farsi coinvolgere da quello che l'altra persona sta facendo. La bellezza del lavoro di questo coreografo è che appunto ogni volta lo spettacolo è sempre diverso, perché siamo sempre in ricerca, e quindi passi a due innovativi, ci sono soli diversi, momenti, cambia sempre, è sempre in cambiamento.